Siamo in Auditorium Mosconi, il giorno della cerimonia di premiazione del premio La Quara, un premio che ha avuto un certo interesse a livello nazionale. Accanto a me il presidente, che ha valutato i racconti pervenuti e ci vuole dire un po' il suo pensiero su questo premio. Ma direi subito una cosa: prima di tutto il numero dei partecipanti è altissimo, quindi vuol dire che questo premio alla sua prima edizione ha avuto un grande successo, è stato molto, molto seguito anche come opportunità. E poi voglio dire questo, il livello medio, io parlo della cinquina finale naturalmente, è alto, anzi direi in qualche caso molto alto, e qualche volta viene anche un dispiacere, perché al di là della cinquina finale ci potrebbe essere anche qualcun altro che poteva meritare, e io quindi credo che sia indubbiamente un grande successo. Si conclude oggi il premio La Quara, la sua prima edizione, un grande concorso letterario con 205 partecipanti. Siamo stati molto contenti e questa cerimonia è stata la degna conclusione. Primo classificato Paolo Pergolari con un racconto intitolato Mi piace il cuore della notte. Di cosa parla questo racconto? Questo racconto presenta un personaggio particolare. Innanzitutto è bene ricordare che il tema è il viaggio. Il viaggio quindi può essere inteso in senso molto più ampio, anche da un punto di vista metaforico. Infatti in questo mio racconto il personaggio principale è un piccolo come un piccolo, cioè una persona che è affetta da una patologia per cui non cresce, non può crescere e può affrontare soltanto un mestiere. E quindi prende in mano questo coraggio, il suo coraggio, per cercare di affrontare la vita in una maniera diversa e invece di nascondersi e essere protagonista della propria vita e così in un certo senso riappropriarsi della propria identità come qualsiasi altra persona. Menzione speciale della Banca Monte Parma quest'anno ha un racconto molto attuale, scritto da una scrittrice giovanissima di soli 18 anni, Beatrice Azzolina. Di cosa parla il tuo racconto? Beh, il mio racconto è ispirato, diciamo, dagli avvenimenti che sono avvenuti un anno fa nel nostro mar Mediterraneo, di quei clandestini che per catturare l'attenzione hanno incendiato le coperte e che quindi poi hanno perso la vita per questo. E io mi sono ispirata a questa storia e l'ho raccontata in prima persona, immedesimandomi in una donna, in una ragazza che intraprende questo viaggio per dei sogni che sono gli stessi miei, che però non possono trovare realizzazione nella sua terra e che quindi cercano spazio anche attraverso quei barconi. Massimo. Sì, a nome dell'amministrazione comunale, di tutto il comitato organizzatore del premio La Quara, quindi del Pio Istituto Manara, dell'Associazione Emanuelli, davvero voglio sottolineare la soddisfazione che di tutto il gruppo che ha lavorato duramente per l'organizzazione del premio letterario La Quara, che ha avuto da questo pomeriggio della premiazione grandissime soddisfazioni nei commenti della giuria di qualità del premio presieduta da Antonio Ferrari, editorialista del Corriere della Sera, e anche la soddisfazione nel vedere la gioia negli occhi e il sorriso dei premiati. È l'anno zero per il premio La Quara, ricordo un premio letterario dedicato alle short stories, alle storie brevi, non pubblicate, quindi assolutamente nuove. È un premio che davvero contiamo di far crescere nei prossimi anni con il sostegno degli sponsor, a partire dal main sponsor, la Banca Monte Parma, poi la Valtarese Foundation di New York e i tanti altri che ci vorranno dare una mano nel far crescere questa nuova e che consideriamo davvero importante iniziativa culturale per la Valtaro.